Dear Pope Francis, my name is Laura, and I speak on behalf of many women who live with a burden like mine. I have been in a stable relationship with a priest for many years. We love each other and speak of children and grandchildren as if we were a normal couple. Unfortunately, we cannot get married because the church continues to impose celibacy. A priest can only choose to leave the church or live in secret forever. Dear Pope Francis, I would like you to reflect upon my words. In your opinion, what problems would it cause the church if priests could marry? In your opinion, wouldn't it be an example for Catholic communities? In my opinion, a priest who is married and has children would be a great example of family for all. But have you ever wondered how many women have not been able to have children because of the celibacy imposed on priests? How many women have had an abortion because the person with whom they conceived that innocent child is a priest? Do you know that the fruit of love must be silenced or thrown away because the church doesn't accept it? Have you ever wondered, Your Holiness, if all this is right? The world is not changed by beautiful words alone. We women are an example of suffering, and with our silence, we endure the pain of not being able to love the person the Lord has brought us to. We women will not know what to answer when we will be asked who Daddy is. Why does the church impose this ordeal upon us? Is it God who demands it? I and this person, we met when we were children. We were about 12 years old. Then when we were about 18, he started to come to Italy to visit me, but he never told me anything about his feelings. For me, he was a very good friend that was a little bit strange for me because the parents put him in monastery when he was about 14. Then, when I was 26, 27, he came to visit me, as he did several times. At that point, he came out saying me that he was always dreaming to stay with me. And so we started this relation. And it was very nice for me. Just the fact was that he was very, very close to ordination. And so in this year we met several times and we were together. But after this, he told me, look, everybody's expecting me to be a priest. I really like to stay with you. But I cannot. I cannot because everybody is expecting me to do this. I cannot go back. It's too late. So please try to accept my decision and let's close the relation here. It was very hard for me, but I decided to respect him. And the worst thing was that he invited me to the celebration
and I had to go. I went to his monastery. I slept there, and it was very, very hard. At that point, he was not contacting me anymore, and I didn't phone him, and I didn't write, because I wanted to respect his will. But the next year, in summer, he wrote me, or he phoned me, now I don't remember, asking me if we could meet again in summer and to have holidays together. So we went to a camping place in North Italy, and of course our relation started. But after 5 days, you know, I exploded, literally. And I said, look, we are not a simple couple that is doing a holiday together. You decide to come back, it's okay. We can even have a relation, but I need to know what you expect from me, because then it's up to me to decide if I want to be the lover of a priest or not. I want to know who I am for you and what is my position with you. At that point he was in shock and he told me, no, I'm sorry, it was a mistake, I shouldn't come. Let's close everything here. Yet another thorn in the side of the Catholic Church is love itself. Not the love that leads to marriage or a family, but a hidden, silent, impossible love. The love between priests and women. The key issue is mandatory celibacy. The Vatican refuses to deal with it despite appeals and letters sent by many women to the Pope. The result is that the number of secret relationships and children born to them is incalculable. Maria Grazia's secret love is just one of many. An illegal love in the eyes of the Vatican, which lasted more than 20 years. After a forced separation when young, the two lovers met again as adults. Maria Grazia is a divorced mother of two. Her lover is now a career priest posted abroad. They are still in love, but again, the end result is separation. This is what always seems to happen, and the ones carrying the sense of burden are always the women. So, see, we had very good 5 days, and we were speaking and speaking and speaking. And I told him, okay, let's try to organize ourselves. I don't care about the fact of living together. I mean, your role is there. You are working there. You are satisfied with your work there. You are doing big things. So I don't want you to renounce to this. I have my only life here. So who cares? You are coming here each 3 years. We waited 20 years. That's no problem. We can continue like this. You make your life. Just we know that we are very, very close, that we are together. It was perfect, say, till January. I'm speaking, everything started in September. Till January was okay. At that point, he started to jump some of the appointment. Started to be strange, more cold, and I didn't understand what was going on. I started to ask him, what's happened? Where is the problem? And he told me, no, I think, I don't know. I'm very confused. I'm okay with you, but I don't know what to do. I have to think about. We are 52, 53. We start a new life together, wherever you want. I don't know what else to say. I just want you to accept yourself as a man. Do it. At that point, if
you have took no decision, I'm closing relation. And so it was. So on the 10th, I never heard him. So on the 10th of September, I wrote him a mail. I told him, I'm very sorry to see that my friend, Marcus, is not existing anymore. And this will be the day in which I'm celebrating the funeral of Marcus. Now, just Padre Marcos is existing, and I'm not interested in him. So with this, I'm closing. Just, I wish, the only thing I'm asking you, don't come again in my life. What shall I say? The only thing I can say that I feel really sorry for him, because, you know, he cannot accept himself. And this is cruel for me, the fact that he is not able to accept that he's a normal man. Agnello di Dio. Corpo e sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Quando tu esci da quella porta, quando esci dalla porta della sacrestia per andare all'altare e hai e sei vestito con abiti che, come poter definire, proprio fuori del tempo, no? Che suscitano e generano un immaginario che è, per un certo verso può essere afrodisiaco e per l'altro verso ti porta in un mondo in cui ti estranea completamente, per cui l'attrazione è insita in questo. E allora è facile che, come dire, una donna si possa innamorare di uno status. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete. You, the priest, your role is to serve, and to serve God, but also to serve the faithful. But you're not there because you're more important than them. Priests need to be a lot more normal. They're not privileged. They're not, you know, functionaries of God. They need to be able to relate to everybody and anybody. And the part of the process of being normal is dealing with the normal world out there, dealing with men and with women. I can imagine that letter that they wrote last year to the Pope. But we find ourselves in a very difficult situation because we're living in the penumbra all the time. We're in the dark, you know. I would like to know. I'm not sure if anybody knows. You know, what are the figures? You know, how many such, you won't know. How many such people are there? How many women are experiencing relationships like that? Quando abbiamo scritto la lettera, quando abbiamo deciso di scrivere la lettera, la questione è nata da un'esternazione del Papa dell'epoca che aveva ribadito l'importanza del celibato. E io ho sentito proprio veramente una sorta di rabbia incontrollata e ho detto ok, adesso a questo qui gli devo scrivere. Però abbiamo voluto farlo e abbiamo voluto firmarci, soprattutto, perché sostanzialmente noi non abbiamo nulla da nascondere. Di cosa ci dobbiamo vergognare? I personally was not expecting them to answer because it's too embarrassing for them. It's a problem is too big. So they prefer to ignore our existence. We came out with our story, with our face, with our name. I think can be useful for the woman to understand that there is nothing to be ashamed. That it's normal, it's human. If there is somebody that has to be ashamed, it's the church.
la fase della lettera era la fase in cui io avevo scoperto, posso chiamarlo inganno, l'inganno a cui le persone legate all'istituzione ecclesiastica sono soggette. È un inganno vero e proprio. Io ho sempre vissuto il problema del celibato come una tensione di imitazione di Cristo. Poi mi sono accorto che man mano che andavo avanti, questa era una trappola. Il corpo e il sangue di Cristo. Il celibato non è una norma che nasce dal Vangelo, non è una norma obbligante. Il corpo e il sangue di Cristo. Il celibato, di fatto, nella intenzione del Concilio, era quella di mettere ordine morale. Accanto a questa esigenza etica, morale, di ordine, si è collocato anche un bisogno materiale, cioè quello di tutelare il patrimonio della Chiesa. Un prete sposato e con figli ha l'obbligo di mantenerli, e se non ha un lavoro autonomo lo deve mantenere la Chiesa, o meglio la struttura clericale, deve tutelare il patrimonio e si serve del celibato come uno strumento privilegiato. Se oggi la Chiesa togliesse l'amministrazione economica ai preti, 2/3 andrebbero via. Il Signore risorto sia con voi. Benedetto sei tu, Signore, che benedici il tuo popolo. In practical terms, one of the reasons why celibacy became very important after year 1000. It really established itself as because the church was worried about its property, and if somebody, if a priest dies and he had 3 children, would the children claim the church property? That is true, but you would also have to say, in fairness to Catholic teaching, that Catholic teaching is that celibacy is a gift. It's a gift that not everybody has, and it's a gift because. The celibate priest is married not to a woman, but he's married to the church. That is not an easy marriage. Nel mio pensiero non c'è nessuna istituzione che possa, poi specialmente in nome di Dio, togliere un diritto come quello di sposarsi, come quello di vivere una vita sentimentale, sessuale, una vita di relazione profonda. Quindi io volevo proprio ribadire questo all'interno della lettera. Cioè, le storie spesso cominciano così, con un rapporto di confidenza. Cioè tu a lui diresti tutto, perché non lo temi. Lui non ti farà mai quello di cui tu hai paura. Chiaramente all'inizio quasi ci si nega questa cosa, perché è una cosa pesante, di cui hai sentito parlare, che è successa ad altri, e quindi ti auguri che a te non capiti, cioè c'è anche questo, no? Poi c'è il fatto che si immagina di essere l'unica a cui è successa questa cosa, cioè ma questa cosa così, insomma, a me magari mi capita, chissà se ad altri è capitato, sicuramente no, allora adesso io devo cercare di fare in modo che questa cosa non vada avanti perché è peccato, ecco. Poi qui comincia a complicarsi la questione, complicarsi di luoghi comuni, di sovrastrutture, di paura e di vergogna. Poi subentra il senso di colpa per star facendo una cosa sbagliata, cioè una cosa che non è tollerata, non è ben vista, eccetera, eccetera. Poi subentra che cosa? La paura di quello che sarà, cioè cosa ne facciamo di questa storia, come la possiamo inserire nelle nostre vite, cosa dirà la gente. E allora lì comincia il tira e molla,
Però io certe situazioni le ho vissute, cioè certe emozioni, certi sentimenti li ho vissuti. Ho vissuto in particolare, la cosa che più mi ha colpito è il senso di vergogna. Il senso di vergogna che in questa persona era particolarmente forte. C'era proprio una grandissima difficoltà nell'ammettere determinati sentimenti, come se fosse impensabile che potesse capitare a una persona come lui. E quindi in qualche momento io mi sono sentita proprio rifiutata, anche se non avevo, diciamo, pretese, non avevo mai avanzato pretese nei suoi confronti, io mi ero limitata a esprimere i sentimenti che provavo. Però non è stato piacevole, insomma, quello che io poi ho avvertito, cioè no, lui me l'ha detto proprio chiaramente, mi ha detto: a me questa cosa non può succedere, io non posso provare questi sentimenti perché un sacerdote non prova questi sentimenti. Io devo dire che di fronte a questa affermazione rimanevo anche abbastanza allibita, dico: ma non è la realtà? Sì, si doveva salvare da questa situazione che era troppo sbagliata. The priest factory is called a seminary, and the word seminary is derived from seminare, or to sow. The main purpose of the seminary is to train good skilled workers for the care of souls. Desire the will of God and never your own needs. Kill the man to give birth to the priest. What they teach us is that the world is evil and without moral and religious principles. They teach us that the world is exposed to the temptations and assaults of the devil, who endlessly repeats the same tactic, tempting man in his weak spot. Man must atone for the original sin. Man has committed an act of disobedience. He was tempted by a woman. Women are a mortal danger. Women are the devil. Undicesima stazione. Gesù in croce, la madre e il discepolo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. The priest must be like a corpse. This means that his superiors can do what they wish, and he must do nothing. The priest's typical day begins at dawn. We are awoken by a religious song, and then we have 20 minutes to wash and make our beds. Personal hygiene is a sore point. There are rules to follow. First, lowered eyes. We must not look at each other, and we certainly must not be close to one another. We have to take off our trousers under the covers and wash ourselves without removing our cassocks. The geography of the body, according to the spiritual masters, is divided into wholesome and less wholesome areas. The wholesome parts should be washed as little as possible and quickly. And when you wash those parts, it is necessary to think about death and hell and Jesus on the cross. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. The church has always seen the body as a necessary evil, like an enemy that has to be defeated, or a donkey that has to be continually subdued, or like a corpse that shows no sign of life.
Il seminario in sé, quando fu istituito dal Concilio di Trento, che lo impose in tutte le diocesi, fu una grossa rivoluzione perché impose la formazione ai preti che precedentemente non ne avevano alcuna. Se non che nell'arco dei tempi, dal 1600 in poi, si è sclerotizzata creando una sacca all'interno della Chiesa, della società, che preparava persone completamente anaffettive, persone completamente avulse dalla realtà, isolate dal mondo. La natura umana è vista in maniera negativa. La natura umana è corrotta dal diavolo, dal demonio. Se tu sei quello che sei in realtà, sei sbagliato. Il seminario era impostato su delle regole ferree. I bisogni vanno tutti sublimati, vanno cancellati. Tu non devi agire in base ai tuoi bisogni, ai tuoi sentimenti, alle tue necessità. Cioè esercitarti proprio a fare il contrario di quello per cui sei portato, in modo che sei, tra virgolette, pronto ad obbedire a qualsiasi... E quindi la propria umanità, invece di essere apprezzata, coinvolta, deve essere in qualche maniera un po' schiacciata, un po' abituarti che se sei felice devi fare la faccia triste, se sei triste devi fare la faccia allegra. Il seminario è un luogo dove si irregimenta la persona per un obiettivo. Per cui quando un prete esce, un seminarista esce dal seminario, è affettivamente immaturo. Per cui poi nelle parrocchie diventano fragilissimi perché non hanno nessuna capacità di resistenza. Perché nel momento in cui si trovano di fronte ad una situazione di innamoramento, no, cedono perché c'è un'attrazione che non hanno mai vissuto, non hanno mai provato e che quindi diventa allettante proprio per questo, senza rendersi conto che questo tipo di formazione è controproducente perché crea persone instabili da questo punto di vista. Io ero un prete realizzato, non soffrivo di solitudine, ero contento, avevo la mia comunità, mi amavano, realizzavo tante cose, però ho visto che la mia autosufficienza era qualcosa di... è come se vedessi Dio triste della mia autosufficienza, del bastare a me stesso. E dico, ma l'essere umano non può bastare a se stesso, non è fatto per bastare a se stesso. Tamara l'ho conosciuta quando sono arrivato a Monterosso, quindi come tutti i parrocchiani l'ho conosciuta così. Mi sono innamorato e ho sentito che ero migliore, non mi sono sentito peggiore, sbagliato. Io ho guardato il mio anno, mi sono sentito più contento, più allegro, mi sono sentito tutto più bello, i colori sono più belli, le cose sono più belle e quindi ho detto perché? Io lo voglio vivere questo sentimento, non lo voglio cancellare, buttare, lo voglio vivere. È stato difficilissimo ovviamente perché per dire sono innamorato di te ci ho messo più facile spostare una montagna che non dire queste parole perché devi fare a 30 anni, a 40 anni quello che non hai fatto a 15, a 16, quindi recuperare non sempre è possibile. Sicuramente la donna si trova in una situazione in cui vorrebbe vivere normalmente questo amore e invece non lo può fare. E in più si deve adeguare a tutte le esigenze di una parrocchia, per cui uno che è parroco in certi momenti non è libero, nelle feste non è libero, in certi periodi non può, e poi comunque magari
si trova a dire: beh, adesso aspetta un po', vediamo il prossimo anno, vediamo fra, adesso non è il momento, eccetera. Per cui c'è questo dilazionarsi dei tempi che poi diventano, in tanti casi, diventano infiniti, e quindi c'è una promessa non mantenuta. Volevo un figlio e ho chiesto subito a Tamara se era disposta a fare un figlio con me. Il fatto che ci sia un bambino, questo ha portato alla scelta di lasciare la chiesa. Poi c'è la guerra che ti fa la curia, per cui se tu lasci passando sotto le forche caudine, quindi dicendo che hai sbagliato tutto, che quando sei diventato prete non eri in grado di intendere e di volere, è un conto. Se invece, come nel mio caso, esci a testa alta, esci dicendo anche le motivazioni della tua scelta, contestando il celibato, allora lì si scatena l'inferno. Monsignore della Curia mi disse proprio: se tu continui, noi ti distruggeremo, ti ridurremo alla fame. Io ho trovato dei gatti morti sulla cassetta della posta, ho ricevuto dei proiettili. Io a un certo momento ho dovuto fermarmi, perché intanto temevo per la mia incolumità, perché tante persone mi hanno detto: guarda che devi stare attento, guarda che d'altronde se un vescovo copre un pedofilo, copre due pedofili, copre tre, c'è un qualche crimine che non è disposto a fare? Dove vivi ti vengono chiuse tutte le porte, vieni visto male, comunque anche se intraprendi qualsiasi attività ci sono quelli che in partenza ti chiudono la porta. E devi trovarti una casa, un lavoro, e non è una cosa semplice. Nella Chiesa Cattolica tutto dipende dal parroco, dal prete. Anche comprare una scopa, i fiammiferi, dipende dal prete. Allora, come vuoi? Che cosa perde il prete? Perde tutto, perché è lui che decide tutto nella Chiesa. Se tu non hai nulla come struttura tua e non hai nemmeno un mestiere nelle mani, diciamo che in questa visione ecclesiastica, clericale, si perde tutto. Poi ci sono tanti che non hanno alcuna intenzione di lasciare il loro stato, perché è una vita comoda. Hanno la sicurezza, hanno una gestione economica, hanno una funzione pubblica, cioè sono riconosciuti pubblicamente come figure determinanti, no? E quindi hanno un ruolo che è superiore a quello che loro stessi sono, perché dall'esterno gli viene riconosciuto un ruolo. Poi hanno l'abito che non è semplicemente una divisa, no? Ma è un modo d'essere. Questo, secondo me, è un motivo che è alla base della non scelta. Il fatto di avere difficoltà a diventare una persona normale. E in secondo luogo c'è la difficoltà a trovare un lavoro che è reale. Studiano anni, ma ottengono dei titoli di studio che non servono a nulla, sostanzialmente, senza voler banalizzare. Cioè, al di là della teologia, no, dell'insegnare teologia o insegnare religione, cioè non c'è cosa a cui il loro titolo di studio possa praticamente servire. Cioè, devono imparare tutto da capo. E non è detto che un lavoro qualunque possa essere di loro soddisfazione, perché molte volte loro ambiscono alla religione, all'insegnamento della religione, proprio perché hanno bisogno di una cattedra. Cioè, tolto il pulpito, dammi una cattedra. Ed è una gabbia che non è facile da aprire. Un prete che si toglie la veste rientra in un anonimato
che lo porta alla morte. Cioè tu trovi delle persone che da un giorno all'altro si trovano ad uno status di sacralità, ad un abisso di anonimità e di fame anche, perché non li aiuta nessuno. Gli altri pensano che un prete non ha mai fatto niente e quindi cosa saprà fare? Non ha mai lavorato, la maggior parte delle persone pensano così, non ha mai lavorato, cosa saprà fare? In prospettiva di questa mia scelta io mi ero fatto la patente del pullman, del camion, varie patenti, ho detto almeno come camionista troverò e quindi ho cominciato a fare, ho fatto il camionista. Nel frattempo ho fatto l'amministratore di condominio, ho fatto l'installazione di impianti fotovoltaici, ho fatto, adesso non mi ricordo neanche, ho fatto il pittore, lavoretti così, elettricista, tutto fare, lavori di falegnameria. A un certo momento si presenta a casa mia un agente immobiliare, lascia a Tamara un bigliettino con scritto di contattarlo, che c'aveva una chiesa. E io contatto questa persona, c'è questa chiesa ad Avento, tra l'altro vicinissima a casa mia, io la vedo. E per andare a lavorare un giorno ci passavo davanti e mi batteva il cuore, ma questa chiesa... non me lo posso permettere, devo cercare qualcuno che mi venga incontro, perché si parlava di 30-40 mila euro. Tamara ovviamente quando ho detto questa cosa si è disperata. Gli amici ovviamente contrari nella maniera più assoluta, però alla fine ho fatto questa pazzia assoluta e un po' alla volta, un giorno alla settimana, dico ognuno, c'è chi ha l'hobby della pesca, chi ha l'hobby del calcio, chi ha l'hobby del... Io ho questo hobby qua di restaurare questa chiesa. D'altronde per questo sono entrato in seminario, per fare il prete in un'altra maniera. Quindi la mia idea era sempre quello di cambiare la chiesa, di migliorarla, di fare qualcosa di diverso. Questo è un po' l'immagine della chiesa come è adesso e avrebbe bisogno di essere parecchio rinnovata, restaurata. Quindi questo è anche qualcosa di simbolico. Nella chiesa di Padova c'è un problema, è inutile nasconderlo, cioè un prete su quattro decide di sposarsi o comunque di non fare più il prete, perché Padova registra una quantità importante di preti che lasciano il ministero. Molti anche dei miei compagni hanno vissuto insieme a parroci che avevano delle relazioni nascoste. Cioè dentro un ragazzo di 28 anni che fa di tutto per dire no, io non mi innamoro perché la chiesa... E poi vede magari certi fatti così, dice ma perché devo sacrificare così tanto la mia vita? Per chi? Se tutti lo sanno che è contro natura. Cioè quindi ti cadono tutte quelle motivazioni che ti avevano trasmesso in seminario, perché a un certo punto dice ma sono tutte balle. La scelta di diventare prete io non la rinnego e non l'ho mai rinnegata, perché in quel momento io secondo me stavo facendo la cosa giusta. Poi con il passare degli anni, attraverso gli incontri che ho fatto, attraverso quello che la vita mi ha offerto, ho capito altre cose che prima non sapevo. Da parte mia c'era questa attrazione nei confronti di chi si trovava in situazioni di
di disagio e di difficoltà. Dopo che sono stato in Africa nel 97, ho iniziato nel 2000-2001 a incontrare gli africani qui presenti a Padova e quindi le ragazze di strada e i ragazzi che dormivano i senza tetto, insomma. E anche mia moglie si trovava in una situazione di disagio, appena arrivata dall'Africa, era stata sbattuta in strada, non sapeva, insomma, come, cosa fare della sua vita qui rispetto alle aspettative che aveva giù dall'Africa. Mentre io mi sentivo violentato nella mia sessualità perché non potevo esprimerla come credevo, loro si sentivano violentate nella loro sessualità perché dovevano, tra virgolette, vendersi per volere di qualcun altro. Quindi c'erano queste due ferite che si sono incontrate, quella mia e quella di mia moglie, quindi due ferite che si sono incontrate. Io all'inizio pensavo che ero io quello che poteva aiutarla, poi invece mi sono accorto col tempo che anche lei ha aiutato me. Quando tutti quanti i preti hanno il giorno libero per andare a casa dei propri genitori, io andavo da lei perché là sentivo che era la mia famiglia. A un certo punto, quando io vedo che questa relazione inizia a prendere questa strada, cioè non più una relazione d'amicizia ma un innamoramento, a questo punto so che la mia coscienza, quello che mi era stato insegnato in seminario, mi creava un senso di colpa. Cioè, dentro di me c'era un conflitto interiore per cui c'erano due concezioni di bene che per me potevano convivere, ma secondo invece quella che doveva essere madre chiesa, quella che mi aveva educato e formato, non era possibile. Quindi io vivevo dentro di me questa tensione, perché non era una tensione tra un bene e un male, era una tensione tra un bene e un bene. Cioè io questa situazione che vivevo non volevo viverla fuggendo, ma volevo superarla, viverla da dentro. È questo che mi ha fatto decidere, perché io potevo benissimo andare dal vescovo e dire mandami in Brasile, mandami lontano da lei e così un po' alla volta questa cosa passerà. Da come ero prima e come sono adesso, io non sono altro che più ricco di prima, non più povero, non inferiore a prima. Secondo le leggi della Chiesa, cioè io attualmente sono ancora prete, anche se non esercito il ministero. Cioè a me questa cosa non è che dà conforto, perché io attualmente per la gente io non sono più prete, perché non lo faccio. La felicità di una persona viene prima delle regole inventate dagli uomini. J'ai toujours su que mon père était prêtre, un prêtre catholique. Quand j'étais adolescente, que j'ai pris la mesure de cette histoire et de son caractère exceptionnel quand j'ai vu les archives, les journaux, les émissions de télévision, les radios. Et là, j'ai découvert cette histoire qui était quand même incroyable et qui m'a fascinée d'un point de vue amoureux. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour classique qui surmonte les obstacles, un amour qui doit se battre contre la tradition, la bourgeoisie, la morale. Et c'est de ce point de vue-là que ça m'a assez frappée, oui. Quand j'ai vu la curiosité autour de cette histoire, c'est là que j'ai eu le désir de raconter l'histoire de mes parents. Et comme je suis réalisatrice, j'ai décidé de faire un film sur leur histoire.
Au moment où mon père tombe amoureux de ma mère, il y a eu un coup de foudre entre eux. Ça a été vraiment immédiat. Ils se sont dit qu'ils s'aimaient et ils ont commencé à avoir une aventure ensemble qui a duré pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, ils ont été ensemble clandestinement et personne ne le voyait parce que c'était tellement inconcevable pour les gens que finalement personne ne s'en apercevait. Ils n'avaient même pas vraiment besoin de se cacher. Enfin, ils vivaient évidemment un petit peu le secret. Et donc ensuite, ils ont décidé que ça ne pouvait plus continuer et qu'il fallait qu'ils se marient. C'était évidemment pas le premier à le faire, mais c'était la première fois qu'en France, il y avait un débat public autour du mariage des prêtres. Parce que mon père étant connu, il n'a pas pu quitter l'église de manière discrète et passer inobservé. Donc évidemment, tout de suite, les journaux se sont emparés de cette histoire qui avait tous les ingrédients pour un scandale médiatique parfait, puisque c'était un jeune et beau prêtre à succès qui tout à coup, à cause des réticences de l'église sur ce sujet, décidait de quitter l'église. Et donc pendant des mois, il y a eu un énorme scandale en France. Ça faisait la première page de tous les journaux, la télévision, à la radio. Mais ce qui est intéressant, c'est l'hypocrisie d'une certaine hiérarchie de l'église, puisqu'au moment où il a parlé à son évêque pour lui dire qu'il voulait partir et se marier, son évêque, à mot couvert, en fait, lui a proposé de rester prêtre. C'est-à-dire, il lui a dit, en gros, bon, vous êtes amoureux, vous avez une femme, on va fermer un œil, restez prêtre, on fera comme si de rien n'était. Cette hypocrisie, on peut aussi considérer que c'est une forme de lucidité, puisqu'il y a énormément de prêtres qui, en revanche, ont continué à être prêtres et ont eu des histoires et des familles clandestines, cachées. C'est quelque chose qui est assez courant. Donc l'Église, je pense, a tout à fait conscience de ce problème et elle décide, elle a peut-être raison aussi d'ailleurs, de décider que quand le cas se présente, elle peut proposer aux prêtres de fermer un œil. Au moment de cette histoire, mon père, il ne voulait pas être le champion de la cause du mariage des prêtres. Finalement, pour lui, le mariage des prêtres, c'était un sujet secondaire. Pour lui, il y avait un problème beaucoup plus grave de la crise de l'Église, du fait que l'Église n'avait plus rien à dire aux gens, qu'elle était elle-même déchristianisée, en fait, qu'elle parlait de morale, de choses complètement secondaires, au lieu de parler du message du Christ. Et il s'est retrouvé, malgré lui, à prendre position sur le mariage des prêtres, mais finalement, pour lui, ce n'était pas un sujet très important. Il y avait pour lui des sujets beaucoup plus importants dans la crise de l'Église. Lui, il a fait un choix individuel qui avait peut-être des conséquences, mais qui ne les a pas eues, puisque ça n'a pas changé l'Église, ça n'a pas changé le monde non plus, mais ça a changé ma vision du monde. Et donc, de ce point de vue-là, je lui en suis reconnaissante. Quando c'è stata la questione dei figli in gioco, io ho sentito il massimo del corollario dell'ipocrisia. Datelo in adozione, così non crea problemi. Offerte alla donna per abortire. Offerte in denaro alla donna per togliersi di mezzo. Cioè cose che devo dire mi hanno lasciato davvero, davvero esterrefatta. I vescovi consigliavano di mettere i bambini in qualche istituto, di isolare la mamma. A me risulta che sono stati gli stessi preti che hanno suggerito l'aborto per alle loro compagne. Cioè una cosa veramente indegna, indegna e immorale. Ci sono situazioni veramente aberranti in cui il prete dice alla sua donna, ormai con la quale ha fatto anche dei figli, la colpa è tua, io mi trovo in questa situazione, io non sono più prete perché la colpa è tua. Io conosco tantissime donne che sono veramente schiave, schiave, e non riescono a venire fuori, no? Nemmeno a denunciare. E conosco situazioni in cui il prete ha più esperienze contemporaneamente, no?
E ditemi voi, è una vita comodissima questa, perché ha tutto. Quindi tu puoi capire che il problema del celibato è un problema che non tocca semplicemente gli organi sessuali, ma è un problema strutturale, è un problema che tocca l'esistenza stessa del clero. Nel momento in cui il celibato dovesse essere, diciamo, abolito nel senso di lasciarlo libero, no? La Chiesa sarebbe obbligata a cambiare struttura. Ma è questa struttura che non si vuole cambiare. Quindi, a mio parere, affrontare il problema del celibato significa affrontare la natura stessa della Chiesa e la struttura della Chiesa. E ripensare il modo di dire e di essere della Chiesa oggi.